Panificatori lucani in Palestina per rilanciare la filiera del grano duro all'estero, ma anche per un particolare gemellaggio di solidarietà. A fare da apripista alcune aziende di panificazione delle due province che hanno scelto come punto di riferimento un vecchio forno salesiano di Betlemme. L'inviato Giuseppe Bonavolontà. Siamo qui in Terra Santa, a Betlemme, per fare un gemellaggio tra noi panificatori lucani e i panificatori di Betlemme. Betlemme in ebraico vuol dire casa del pane, che in questo villaggio palestinese è da almeno 6.000 anni l'alimento principale. Così l'iniziativa di un'associazione no profit della Lucania calza a pennello con le problematiche di sempre che si aggirano intorno a Betlemme e al Medio Oriente. Il pane oggi rappresenta non solo un simbolo di tradizione, quindi un custode della tradizione locale, ma soprattutto un simbolo di pace. Pace e lavoro. A Betlemme i salesiani, che gestiscono il forno da più di 300 anni, ne distribuiscono gratuitamente alle famiglie più bisognose. Ai giovani nelle loro scuole insegnano tanti mestieri. Nella cittadina in cui è nato Gesù la disoccupazione ha stabilito un record forse planetario, è al 75%. Insegnare a fare del buon pane, magari anche diverso, è un dono che si concretizza nel lievito madre portato dai panificatori di Miglionico e San Costantino albanese fino qui a Betlemme, come la manna dal cielo. Il lievito madre è la parte, è il cuore pulsante del pane, il cuore pulsante della farina, di ogni panificatore.